Ho avuto la serenità per perdere 10 kg e sono tutti guadagnati. Ho fatto due bagni alla playa dove non andavo da una vita. Ogni tanto vado al cinema con mia moglie, l'altra sera ho visto Anna Karenina all'Arena Corsaro, molto bello. Si presenta così l'ex presidente della regione siciliana Raffaele Lombardo, abbronzato e dimagrito nel giorno della requisitoria dei pubblici ministeri del processo che si celebra davanti al giudice per l'udienza preliminare. E così dopo diverse richieste di archiviazione, i PM adesso mettono insieme i tasselli dell'impalcatura accusatoria per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Lui appare tranquillo, non commenta, non parla di accanimento, neppure quando si tira in causa l'ultima inchiesta per voto di scambio che coinvolge anche il figlio Toti, eletto nell'ultima tornata elettorale regionale. Intanto ovviamente non c'è nessuno scambio, perché non avrei mai tollerato che qualcuno mi chiedesse in cambio qualcosa per voti, mai, nessuno ha osato, se avesse osato sarebbe finito fuori dal balcone, primo. Seconda cosa, il vero voto di scambio forse viene occultato da questo polverone che mi riguarda, mi auguro di no. Io per quanto mi riguarda, ovviamente dimostrerò anche nei dettagli che ovviamente l'accusa non sta in piedi. La requisitoria dei titolari dell'inchiesta, Fanara, Gennaro, Boscarini e Santonocito, è stata calendarizzata in 3 giorni. Oggi presente in aula anche il procuratore Giovanni Salvi, poi la parola passerà alla difesa.